Nonostante il forfè del Premier Renzi, il Salone del Gusto ha preso il via con il ministro dell'Agricoltura e delle Politiche Alimentari, Maurizio Martina, invitato dal sindaco Fassino e dal padrone di casa, Carlin Petrini, ideatore della manifestazione giunta al decimo anno. Insieme a Terra Madre dal 2012, con oltre 1000 espositori provenienti da oltre 100 paesi del mondo, la manifestazione di Slow Food, legata al cibo, all'alimentazione e alla biodiversità, quest'anno è in particolar modo dedicata all'agricoltura rurale e familiare. Per l'ONU questo è l'anno internazionale dell'agricoltura e uno dei temi centrali di questo Salone del Gusto, a cui si uniscono diversi aspetti legati al commercio equo e solidale e alla produzione solidale in Italia, è dedicata ai 500 milioni su 570 di nuclei produttivi agricoli a conduzione familiare nel mondo. Questo è il modello che sosteniamo e perseguiamo da 10 anni, ci ha detto Petrini, e che vogliamo che sia il modello di sviluppo del futuro. Arrivano perché sono convinti che qui si discute del loro futuro, della loro vita. E molti di questi hanno preparato questo viaggio, hanno preparato i prodotti che sono arrivati qui. Noi, non sciovinisti, abbiamo accolto i prodotti di tutto il mondo. Andate a vedere, andate sul mercato, andate a vedere le bancarelle. Dal Messico come dal Cile, dalla Thailandia alla Corea, sono lì con i loro prodotti, i loro costumi. Noi non siamo sciovinisti, ma nel momento stesso in cui non siamo sciovinisti, vengo tutti a Torino. Per l'occupazione giovanile, che cosa potete fare? Petrini ha insistito molto su questo, l'occupazione giovanile in agricoltura. Noi abbiamo già fatto delle cose molto importanti. Con il progetto Campo Libero abbiamo introdotto delle novità assolute per l'agricoltura italiana. Penso solo alla prima scontistica IRAP che abbiamo introdotto per favorire le assunzioni in campo agricolo, alla deduzione di un terzo del costo della retribuzione lorda proprio per fare questa operazione. Penso anche ai provvedimenti della legge di stabilità che riguardano anche il mondo dell'agricoltura italiana, cioè abbiamo dedicato 80 milioni di euro l'anno da qui al 2020 della nuova politica agricola comunitaria applicata in Italia con misure specifiche proprio per i giovani in agricoltura, quindi noi alcuni segnali concreti li abbiamo dati, dopodiché pronti a fare di più, perché questo è il vero cuore della nostra sfida: portare più giovani nella vicenda agricola italiana significa garantire all'Italia e all'agricoltura futuro, per cui pronti a lavorarci ancora ovviamente. Insieme all'agricoltura familiare, il Salone 2014 è incentrato sull'Arca del Gusto, una raccolta di oltre 2000 prodotti provenienti da decine di paesi diversi, posta al centro dell'evento e accompagnata dall'invito a tutti coloro che decidono di portare piatti e materie prime minacciate al fine di valorizzarle, salvarle e farle conoscere. Entrambi i temi si incrociano con quelli tradizionali di Terra Madre, l'associazione fondata nel 2004 con lo scopo di mettere in rete tutti i piccoli coltivatori, gli allevatori e i pescatori del mondo e coprotagonista del Salone fino dalle prime edizioni. Sempre più imponenti i numeri della manifestazione. Negli oltre 80.000 metri quadri del Salone ci sono più di 1000 espositori, 200 dei quali presidi Slow Food italiani, da oltre 100 paesi. Delle oltre 400 comunità del cibo presenti, che arrivano da tutto il mondo, 120 sono Slow Food da 50 paesi diversi. Oltre alla rete dei mercati italiani sono presenti altri 4 mercati della terra: da Maputo in Mozambico, dalla Bulgaria, da Tel Aviv in Israele e dalla Turchia. Al costo del biglietto di 20 euro, ma ci sono anche riduzioni, al Lingotto si potrà entrare al Salone del Gusto e a Terra Madre fino a lunedì 27 ottobre.